La Danese si presenta alla San Girolamo contro la Subasio con il sogno di conquistare il primato nel campionato di eccellenza. Invece al 90° minuto un gol beffa non soltanto priva la Danese del desiderio del primo posto in classifica, ma anche della imbattibilità in questo campionato di eccellenza. Rivolgiamo quindi il film dell'incontro. La lancetta dei minuti fa appena 3 giri ed ecco la prima ghiotta occasione che si presenta ai padroni di casa. Punizione battuta da Chiari dalla sinistra, fiato sospeso dei tifosi narnesi che vedono spuntare in area l'elevazione di Quandam e la frustata di testa. La sfera però lambiva il palo e usciva. Ancora i verdi di casa pericolosi. 2 minuti dopo, al 5° minuto, Sabatini si liberava per il tiro, si oppone Mazzoni. La replica della Subasio arrivava al 18° minuto, punizione battuta da Kribek. Bolletta di testa fa la sponda per Fondi che sempre di testa mette sopra la trasversale. Al 44° era Tancini ad invitare la corsa a Sabatini che entrava in area. L'attaccante danese però masticava il tiro mandando fuori. Con le immagini andiamo alla ripresa. Corre l'8° minuto quando Silveri caricava un tiro dal limite ben indirizzato. Ci arrivava però Mazzoni con la punta delle dita per la deviazione in angolo. Alla 14° Ponti perde male la palla, ne approfitta Fondi per andare al tiro sull'esterno della rete. Al 16° angolo di Chiani, il solito quondam per il colpo di testa, la palla terminava alta. Al 40° Silveri, palla invitante in area per Fenici che non si fa pregare, tiro, disinnesca la minaccia Mazzoni a pugni chiusi. Si aggiunge quindi al 45°, cross dalla destra di Ameti, neo entrato, che sorprende Cunzi che nel tentativo di liberare la minaccia da sopra la traversa manda la palla dentro la propria rete. Una vera e propria beffa che porta 3 punti alla Subasio e la prima sconfitta in questo campionato per la Danese. Dal San Girolamo è tutto, per Umbria TV Luca Pelusi. Mister Bonura, si può vincere a pallone anche senza tirare mai a porta? Anche la Danese ne ha tirato mai in porta una volta. Partita era da 0-0, dopo abbiamo avuto questo, diciamo, colpo di fortuna e ce lo prendiamo, però chiaramente la partita obiettivamente era da pareggio. Assolutamente sì, era la nostra, era una battuta per minimizzare o per stramaizzare. Penso loro ha avuto la prima, un tiro subito all'inizio e dopo noi, diciamo, abbiamo abbastanza contenuto bene la Danese, non ci sono state grosse occasioni da una parte e dall'altra. E dopo, ripeto, è venuto questo gol in maniera fortuita e buon per noi, ecco, però obiettivamente la partita era da pareggio. Ecco. Partita da pareggio che comunque la Subasio meritava assolutamente, al cospetto di una buona Danese, no? Sì, no, Danese, venire qua ragazzi a fare risultato, anche se pareggiavamo andava bene comunque, perché venire qua è un campo difficile, le squadre di Marco comunque so che giocano bene, sono aggressive, sono organizzate, quindi chiaramente venire qua e concedere poco alla Danese non è facile. Siamo qui con Silveri, migliore in campo secondo me, una Danese che meritava forse lo 0-0, ma forse la vittoria era un po' esagerata? Ma guarda, sicuramente il pareggio secondo me era il risultato più giusto, poi ci stanno queste partite che magari per un episodio vai sotto al 90° e ecco, finisce in questo modo. Abbiamo fatto una buona gara, ma ripeto, non ci rimarchiamo più di tanto, il pareggio sì, ci poteva stare, era secondo me il risultato più giusto, però certe partite vanno così, noi dobbiamo continuare con questo spirito, allenarci così tutta la settimana come stiamo facendo finora e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Me sei un pochino sottotono oggi? Ma guarda, sottotono a Narnia è sempre un po' più difficile rispetto fuori casa, magari ci aspettano un po' di più e per noi è difficile trovare magari più spazio. E poi abbiamo avuto un paio di occasioni il primo tempo, magari se la sblocchi e viene fuori una partita totalmente diversa, ma ti ripeto, ci può stare. Siamo sereni, tranquilli, riprendiamo subito la settimana nel verso giusto, anche perché domenica si aspetta un'ottima trasferta e soprattutto una gran bella partita. Un primo posto in classifica sfumato, diciamo, vista la sconfitta del Cannara. Sì, eravamo sicuramente primi, però va bene, non fa niente, noi questo nemmeno lo guardiamo, giochiamo partita dopo partita cercando di fare sempre il meglio
e poi alla fine faremo i conti, vedremo dove arriveremo, tutto con la massima tranquillità e niente, siamo contenti così.